Se sei un amico veronese, dimmi perché non prendi la scaletta diretta a me. Ti arrampichi più in alto possibile e poi ti butti giù, sporco giallo blu. Dai ragazzi, buonasera a tutti e bentrovati sul canale del Briga. Sono ancora eccitato per la vittoria di ieri, ragazzi. 3 punti fondamentali, 3 punti pesantissimi per dare continuità alla classifica, a questi risultati positivi. Dobbiamo assolutamente cercare di continuare su questo trend e è fondamentale, quindi dobbiamo prendere questo treno per continuare su questo trend. Si capisce? Prima di continuare, scaricate l'app di OneFootball, troverete il link in descrizione. È gratuita, facile da utilizzare, sempre connessa, aggiornata su tutto quello che riguarda il mondo del calcio. Scaricatela. Inoltre vi metto tra i commenti, in questo caso, un link per quanto riguarda il discorso maglie, come questa che vedete, come quelle che sapete bene, maglie, tutte, tutto ciò che volete potete acquistare di là. Ci sono delle ottime offerte, quindi non vi sbagliate, acquistate, acquistate, acquistate. Allora, ragazzi, ieri sono stato un pochino, forse anche troppo critico con il nostro allenatore. È stata anche, diciamo, questa reazione mia è stata anche dovuta al fatto che comunque c'è stata una partita ieri veramente, veramente sofferta. Abbiamo veramente imprecato, bestemmiato, gastmate in tutte le lingue del mondo, e quindi quella tensione, quella diciamo foga agonistica, quella rabbia, come la vogliamo chiamare, che ti lascia, insomma, la partita, ha poi magari fatto sì che alcuni giudizi magari venissero un pochino, come dire, influenzati da questa situazione qua. Cosa voglio dire con questo? Che comunque sono sempre dell'idea che magari quando si tratta di una formazione iniziale non si può assolutamente cambiare la formazione totalmente, come successe col Sassuolo, e poi vedemmo come andò quella partita lì. Ieri c'è stato qualche cambio, non tantissimi, però visto e considerato che già ci sono delle assenze importanti e visto e considerato che gli unici 2 cambi veri e propri sono stati fatti nello stesso reparto, si rischiava un pochino di stravolgere quello che è l'assetto, diciamo, della squadra, e quindi andare incontro ad una partita di merda. Ed era quello che stava proprio andando, era proprio esattamente come stava capitando. Allora, in quel caso lì, diciamo, sono sempre del parere che perlomeno se bisogna fare un po' di turnover lo si fa durante la partita, però bisogna cercare di mantenere una formazione più o meno simile a quella, diciamo, titolare, almeno per iniziare e cercare di mettere la partita sul binario giusto. Invece, detto questo, mi è piaciuto veramente tantissimo il doppio cambio fatto tra il primo e il secondo tempo dal mister. Prima di tutto perché è stato finalmente celere nel cambiare, quindi nel capire che qualcosa non andava, e quindi è molto importante leggere la partita nel modo giusto. E soprattutto mi è piaciuto proprio mi è piaciuta la tipologia del cambio, cioè il nostro mister ha effettuato 2 cambi offensivi, ma offensivi davvero. Anche se Giroud e Brahim Diaz sono 2 giocatori ovviamente offensivi, sono due, diciamo, giocatori, due il nostro Olivier è chiaramente il nostro centravanti, mentre Diaz è comunque un trequartista, un esterno alto, una mezza punta, insomma è un giocatore comunque offensivo. Ma noi abbiamo tolto questi 2 giocatori, abbiamo messo dentro 2 attaccanti veri, perché Rebic non è Brahim Diaz, è molto più attaccante di Brahim Diaz. Quindi abbiamo fatto con Rebic e Origi veramente una sostituzione, veramente per dare un segnale a tutta la squadra, a tutto l'ambiente, alla partita, che le cose dovevano andare in una certa maniera. Infatti poi dopo abbiamo aggredito di più gli spazi, abbiamo cercato di continuare, insomma, ad attaccare, a creare, e abbiamo ovviamente cercato di cambiare un pochino
modulo, Rebic è messo sulla destra, cosa che non succede quasi mai, però in realtà per mantenere Leao sulla sinistra dovevi necessariamente fare questo tipo di discorso e devo dire che è stata una cosa, una mossa che ha dato i suoi frutti, così come quella di mettere subito Bennacer, perché poi dopo un quarto d'ora è entrato Bennacer per un Adli un pochino spaesato ed era un cambio assolutamente fondamentale, perché il nostro Ismael poi dopo, diciamo, è riuscito a fare quel che doveva fare, a dare quelle geometrie in più in campo ed è stato veramente importante. Devo dire, devo segnalare per l'ennesima volta una cosa che veramente non mi va giù, ragazzi. Una cosa che veramente, veramente non mi va giù. Nel secondo tempo, durante il secondo tempo, si è giocato veramente pochissimo. Pochissimo, ragazzi. La partita spezzettata. La partita in continuazione, giocatori per terra che si fingevano infortunati cronici, sostituzioni, giocatori che per battere un fallo laterale ci mettevano un quarto d'ora, altri giocatori che, portieri che per fare un rinvio ci mettevano un'ora e mezza. Cioè, ragazzi, veramente questo non è calcio, non va bene. Abbiamo la possibilità, e lo dico per l'ennesima volta, di inserire nel calcio il tempo effettivo, che non cambia niente nella sostanza del gioco. Al calcio si gioca alla stessa identica maniera, quindi ragazzi non cambierebbe niente, cambierebbe solo che tutti questi sprechi di tempo inutili, inutili e sono annoiosi, sono veramente, non fanno bene al calcio, a chi guarda una partita, a chi magari si vuole appassionare al calcio, si vede una partita del genere tutta spezzettata, non si gioca mai, questi fischi continui. Allora, in quel caso lì c'è un giocatore per te, ma statti anche 10 minuti, non ci interessa. Poi dopo si prende, si ferma il cronometro, quando il giocatore si rialza e l'arbitro fischia, riparte il cronometro. Immaginate, magari lo dico per l'ennesima volta, immaginate un'azione quando mancano 15 secondi, 10 secondi con un suono della sirena pronto a partire nel momento in cui, insomma, scadono i secondi fino alla fine, fino all'ultimo secondo della partita. Un'azione, magari una palla in mezzo buttata lì. Cioè, ragazzi, ci sono veramente tante cose, tanto spettacolo in più che verrebbe fuori in una situazione del genere. Cioè, io veramente faccio fatica a capire quali sono le motivazioni che spingono ancora i vertici del calcio a non inserire una così bella, così veramente interessante, diciamo, regola che potrebbe assolutamente cambiare un pochino di cose e rendere il nostro calcio ancora più appassionante. Poi ragazzi, che altro dire? Adesso abbiamo finalmente per i giocatori una settimana, diciamo, normale, perché adesso giocheremo di nuovo sabato alle 18 in casa con il Monza di Berlusconi e Galliani. Mo vu dig damo, nan zito vananna a fe lo fatu, nan zito vananna, anze che allora na fe canne, nan frai canud, né del Monza, né di Berlusconi, né di Galliani. Vogliamo i 3 punti a tutti i costi, quindi matit ca come avita a met, se no tutta la gas time che già si sono presi negli ultimi anni, sia Berlusconi che Galliani, andranno triplicati, quadruplicati, quindi non si tratta un cazzo, bella, proprio allegra, allegra. Lasciate i 3 punti a Milan e scettavi in veloce, perché lì proprio non voglio, non voglio storie, non ne voglio storie. Quindi ragazzi, dobbiamo assolutamente continuare così, fare i 3 punti. Adesso abbiamo, ripeto, il tempo per recuperare anche energie, oltre che un po' di giocatori, perché a quanto pare dovremmo recuperare il nostro Simon Kier, il nostro Mike Maignan, e lo stiamo aspettando a come veramente, come veramente Nanzac, proprio che la braccia aperta, proprio Nanzac Manghi, come non so nemmeno io che cosa, ok? E quindi come il gol che sblocca la partita, come fece la canzone, ok? Quindi lo stiamo veramente aspettando il nostro Mike, e poi dovremo recuperare anche il nostro Charles de Ketelaere. Quindi ragazzi, importante, iniziamo a recuperare un po' di gente, qualcuno l'abbiamo già recuperato, abbiamo la possibilità di lavorare bene questa settimana e quindi magari cercare di curare tutti i dettagli per essere veramente perfetti nelle prossime partite e
diciamo, prendere e fare il pieno di energia per quello che deve essere poi un finale, diciamo, di anno, di stagione, nel senso la prima parte della stagione. Veramente, veramente molto ma molto pesante, molto ma molto pieno, intenso di impegni. 5 partite di campionato e 2 di Champions League praticamente in 20-25 giorni, ragazzi. Quindi immaginate un po' che cosa dobbiamo vedere. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Speriamo, ripeto, di continuare così, perché dobbiamo andare così, dobbiamo andare avanti così e speriamo bene. Ragazzi, che altro a dirvi? Iscrivetevi al canale del Brick se non l'avete ancora fatto, lasciate un like che è omaggio, così come l'iscrizione, condividete, anche questo non vi costa niente. Se invece poi volete magari far crescere un pochino il canale e quindi sostenere questo canale qua, potete spingere il tasto grazie, decidere quanto donare oppure abbonarvi a vostro piacimento. Ragazzi, io vi voglio bene, vi saluto, forza lotta e vincerai, non ti lasceremo mai, ciao a tutti!